ideato e condotto da Luca Telese. La trattativa per un'alleanza prosegue. Il ministro dei trasporti Lupi annuncia che Alitalia ha ricevuto la lettera di intenti di Etihad, con la quale la compagnia degli Emirati Arabi risponde ai rilievi della linea aerea italiana. Notizia questa data al ministro dallo stesso amministratore delegato di Alitalia del Torchio. In questo momento credo che Alitalia stia valutando i contenuti della proposta di Etihad e l'amministratore delegato del Torchio ci presenterà a questo punto e presenterà innanzitutto agli azionisti, agli stakeholder e quindi anche al governo lo stato della trattativa che sta avanzando. Il ministro ha poi aggiunto: credo che sarebbe una buona alleanza per rilanciare il trasporto aereo in Italia e la nostra compagnia. Il piano industriale dell'ex compagnia di bandiera italiana punta a un'ulteriore stretta sui costi. Obiettivo: risparmiare altri 100 milioni di euro rispetto alla previsione di 290 all'anno quantificati in precedenza. Di questi, 128 milioni complessivi sono interventi sul costo del lavoro. Nuovo fondo su giudici e Quirinale, nuovi attacchi ai contendenti Grillo e Renzi, ancora una stoccata alla Merkel. Il clima è quello della campagna elettorale, Silvio Berlusconi non si risparmia. Questa volta però arriva l'intervento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che lo scorso 15 aprile gli aveva concesso la misura alternativa alla detenzione domiciliare. L'avvertimento era già chiaro: se dovesse diffamare i giudici si potrebbe arrivare a revocare la misura facendo scattare gli arresti domiciliari. Ora il fascicolo Berlusconi sembra tornare sul tavolo della magistratura. Chissà, per capire se quel monito è stato disatteso. Sentenza mostruosa e ridicola, aveva detto l'ex cavaliere riferendosi alla condanna nel processo Mediaset, e ancora: ridicolo pensare che si possa rieducarmi consegnandomi ai servizi sociali. Proprio mentre si attende l'annuncio da parte dell'Istituto per Anziani Sacro Cuore di Cesano Boscone sulle modalità e i tempi con cui Berlusconi svolgerà l'attività di volontariato, vertici dell'istituto già incontrati riservatamente. Intanto il leader di Forza Italia non risparmia nessuno, dal cancelliere tedesco al Colle. Ho visto un film una volta. Ah, Profondo Rosso. Non preoccuparti, non ti succederà niente, vedrai. Sta tranquilla, ti accompagnerò io stesso in clinica. No. Grillo, però Berlusconi dice che gli italiani devono avere paura. Berlusconi è l'oltretomba. Berlusconi, siete dei voi siete dei medium che fate, che arrivano dall'oltretomba questi personaggi. È finita quest'epoca qua. Ripartiamo proprio da qui, da questa notizia che trova ampio spazio appunto su tutti i quotidiani, questa della banana antirazzista. Il Villarreal ha individuato il tifoso che durante la partita contro il Barcellona ha lanciato appunto una banana a Dani Alves, per lui scatterà il divieto permanente di ingresso nello stadio. Intanto però appunto il video che mostra Dani Alves che mangia la banana prima di tirare il calcio d'angolo, come avete letto e sentito anche dai quotidiani, è diventato popolarissimo. Facciamo la foto alla Dani Alves. Vai. Sì, sono con i colleghi qui che... Ma chi è quello? Ma sarà roba di pubblicità, anch'io! L'importante è arrivare alla fine, perché sono 30 anni che ne parlano e nessuno ce l'ha fatta. Se ci arriviamo 15 giorni dopo, non credo che si scandalizzi nessuno. Il punto è che non sia uno strumento per poi invece far finta di niente e rinviare. Ecco, io non sono a fare il Presidente del Consiglio perché ho vinto un concorso, sono passato nemmeno dal passaggio elettorale ma da un accordo parlamentare che è costituzionalmente lecito ma che politicamente è una cosa, una strada che io avrei preferito non fare. Questo però mi porta a dire con grande libertà che se posso fare le cose che devo fare le faccio. Se hanno bisogno di uno che invece le abbuia, non so come si dice in romanesco, che le nasconde, che le mette sotto il tappeto, beh, si prendano un altro. Io non è che ci sto a tutti i costi, io ci sto se posso cambiare le cose. Mi ha telefonato il capo della polizia Pansa, ha chiesto e mi ha proposto insomma di vederci fra qualche giorno, ci sentiremo di nuovo. Ci sono molte cose che all'interno della polizia si potrebbero fare. Credo che sia finito il tempo della solidarietà che ci hanno espresso molti politici, capi della polizia che si sono avvicendati questi anni. Penso che adesso bisogna fare veramente qualcosa. Le persone che si macchiano di un omicidio come quello nei confronti di mio figlio o altri casi simili non meritano di stare nella polizia. Sono allibita, sono veramente sconvolta e affranta per questo. Prima ero spaventata, adesso no, adesso sono soprattutto molto
molto triste, molto delusa e affranta per quello che è accaduto. Brutta bestia, se mi prendevi ti massacravo, brutto ragno d'urmagondi! Senta, scusi, che paese è questo? Un paese di merda! Alle 6 del mattino, dicono, la volante Alfa 3 della polizia arriva in via dell'Ippodromo. Qualcuno ha chiamato il 113 perché c'è un ragazzo in stato confusionale che fa rumore. E infatti, dicono gli agenti, ecco che arriva Federico, al collo taurino per lo sforzo e ringhia, con gli occhi fuori dalla testa. Ma appena si avvicinano e cercano di parlargli per chiedergli come sta, lui li aggredisce. Cerca di colpirli con mosse d'arti marziali. Poi salta sul tetto della macchina e cerca di colpire un agente con un calcio, ma scivola e cade a cavalcioni sulla portiera aperta. Federico prende un colpo fortissimo al basso ventre, ma evidentemente è molto drogato, perché sembra che non senta niente. Continua l'aggressione ai due agenti, che si chiudono in macchina e fanno anche marcia indietro, perché Federico cerca di aprire la portiera. Dicono che sembra quasi che voglia mangiargli la testa e chiamano aiuto. C'è una macchina fuori in zona di via Ippodromo? No, te la faccio avere. Sì, perché ho bisogno di ausilio. Dai, ti faccio venire qualcuno. I poliziotti hanno i manganelli, li hanno presi dalle macchine, ma li usano soltanto per far perdere l'equilibrio a Federico, metterlo a terra e ammanettarlo. Che si conclude con la sua morte. È così che spiegano la morte di Federico. Aveva preso troppa droga e si era talmente agitato per un arresto correttamente eseguito che alla fine gli è scoppiato il cuore. Le due fasi complessivamente intese, prima e seconda colluttazione, ma intese... un nome associato al numero. Quel nome è Mamma. Perché Federico è un ragazzo di 18 anni e a casa ha una mamma che lo cerca. La mattina del 25 settembre era una domenica e verso l'alba, Federico era uscito per il sabato sera, all'alba mi sono svegliata e ho pensato di cercarlo, di vedere se era rientrato perché non l'avevo sentito durante la notte. E sono andata nella sua camera a cercarlo, convinta che ci fosse, di vederlo dormire, invece non c'era. Allarmata perché Federico se si spostava o tardava o comunque mi comunicava sempre con i messaggini dove fosse. Ho cominciato a cercarlo al telefono, ma non rispondeva né alle telefonate né agli sms. Poi... Scusi, che paese è questo? Un paese di merda! Amore santo, amore in me. Ma il mondo piange, vorrei sapere. Tante cose da dire oggi, tante cose che, come spesso accade a Teleselezione, si collegano. Intanto la storia, ne parleremo, della patacca che non è patacca. Cioè, alla fine i social network hanno una sorta di ossessione retroscenista e complottista, per cui ci deve essere sempre qualcosa dietro, ci deve essere il misfatto, ci deve essere il delitto, ci deve essere la grande manipolazione. E invece poi salta fuori che il tifoso che ha tirato la banana, Dani Alves, c'è davvero, è stato preso, arrestato, identificato, è una persona fisica, che Dani Alves quella banana se l'è mangiata davvero e che è del tutto irrilevante, che forse con un po' di scaltrezza un'agenzia di comunicazione avesse pianificato prima, non per Alves, una campagna siamo tutti scimmie. Però questa riflessione sul falso che diventa vero, sul vero che diventa falso e alla fine si perde il conto, che cos'è quindi questa operazione? È una presunta patacca che in realtà non è una patacca, che però poi diventa nella percezione di tutti una patacca, oppure è una cosa falsa che diventa vera come spesso accade nella storia? Il Novecento è pieno di giochi specchi di questo tipo,
Pensate alla foto di Iwo Jima, che fu rifatta apposta ben dopo l'operazione di conquista dell'isolotto giapponese da parte degli americani, quella foto epica che è stato il romanzo dell'America. Era una foto falsa ma vera, perché rifatta su una sequenza vera, su una cosa realmente accaduta. Però nel primo momento in cui quella bandiera era stata essata c'era una posa un po' furtiva, la prima foto non aveva quel tono epico, e allora l'America mandò un grande fotografo a ripercorrere quella scena e a renderla vera. Il capo di stato maggiore dell'esercito americano voleva ed ottenne un simbolo che diventasse vero. Ma la conquista c'era stata, l'elevazione della bandiera sì, cambiavano quei quattro marine che issavano lo stendardo a stelle e strisce e che poi ebbero una vita sfortunatissima, divennero protagonisti di una tournée che è stata raccontata in un bellissimo libro, e poi allo stesso tempo è diventato un film di Clint Eastwood, e quei quattro marine alla fine della guerra ne erano sopravvissuti due, nel 1950 erano morti tutti. E allora è il falso che diventa vero e l'eroismo che diventa eroismo davvero, perché poi due di quei ragazzi non videro la fine della guerra perché morirono in combattimento, un altro ebbe una vita molto sfortunata. I segni dei simboli pesano quanto le realtà che vogliono raccontare. E non era un falso anche la foto della liberazione di Berlino da parte dell'Armata Rossa, il drappo rosso issato sopra il Reichstag fumante? Bene, quella foto scattata da un fotografo georgiano era in realtà il remake di un fatto accaduto la sera prima, solo che non c'erano le luci, era buio. E pensate, ironia della sorte, qualche resistente nazista nelle macerie fumanti della capitale del Reich millenario aveva pensato bene di rubare la bandiera. E anche quello un falso che però è diventato vero, un falso che ebbe bisogno di un taroccamento. Pensate che Stalin chiese ai laboratori fotografici efficientissimi dell'Unione Sovietica di aumentare il fumo, i vapori, il senso del combattimento imminente intorno a quella foto, e addirittura di togliere con il Photoshop, che non c'era, quindi con il fotomontaggio, di togliere un orologio dal polso di quel soldato russo, perché in quei tempi non poteva che essere frutto di una razzia, di uno sciacallaggio nella Berlino occupata. Era un falso che è diventato così vero che poi è stata la foto della guerra fredda, la foto della vittoria del socialismo reale che costruiva la cortina di ferro, e ora si è dissolto, non esiste più. È stata vera per 40 anni, è stata falsa per un giorno, adesso torna falsa perché il mondo che ha raccontato non esiste più. La storia ha bisogno di costruire dei falsi, c'era bisogno di costruire la banana, e la banana è stata inventata perché esiste il problema del razzismo, perché abbiamo ancora gente che si mette a fare buu a un giocatore se è di colore. E allora viene in mente quello che avevamo detto ieri, è assolutamente vero, Balotelli dovrebbe imparare a mangiare le banane. Allora vogliamo dire che dovrebbe imparare quell'ironia, quella classe, quel distacco, che poi sono l'unica risposta possibile, la risposta superiore al razzismo. Ma dobbiamo dire che ieri è accaduto qualcosa di osceno e di terrificante. In un congresso, quindi in una sede istituzionale o paraistituzionale di un sindacato di polizia, e spero che potremo sentire qualche ragione oggi su questo, gruppo di delegati, che però sono anche poliziotti e che quindi rappresentano lo Stato, si sono alzati e hanno applaudito per ben 5 minuti quattro persone accusate e condannate per aver picchiato a sangue un ragazzo. Quattro loro colleghi lo hanno fatto in modo corporativo e osceno, e lo hanno fatto in maniera ancora più grave, perché quello è un sindacato che dovrebbe amministrare la giustizia in questo paese, che si esalta in un momento di apologia di criminali che hanno commesso gesti criminali. Pensate al senso di offesa per questa madre che già aveva dovuto subire la protesta di alcuni cialtroni sotto il suo ufficio, erano andati a esporre uno striscione. Voglio dire, una cosa scomoda, perché abbiamo sempre parlato della violenza qui a Radio Yes, la violenza anche che ha attraversato Roma, la violenza che segna questa città e che riesce fuori come un male endemico. E mi sono preso qualche insulto, ne sono contento, per aver definito 25 stronzi
quel gruppuscolo minoritario che avvelena ogni manifestazione, quelli che vogliono andare in piazza col casco, quelli che vogliono tirare le biglie di ferro, quelli che vogliono giocare alla guerra, quelli che si mettono in keyway, i passamontagna che si chiamano e si messaggiano con i telefonini e che disseminano i percorsi dei cortei romani con armi da guerra, pali rudimentali, quelli che nel 2011 devastarono via Labicana, assaltarono le caserme dandogli fuoco, pensando anche lì di chissà quali simboli colpire. Ebbene, proprio perché sono inflessibile personalmente, credo non ci debba essere nessuna ambiguità contro chi gioca alla guerra, proprio per questo motivo bisogna essere altrettanto feroci con chi gioca a fare lo sbirro. I poliziotti cattivi che si esaltano fra di loro sono forse la cosa peggiore che possa capitare in un paese, e guardate che è veramente anche qui un gioco di specchi, di reciproca legittimazione. Può esserci il violento perché c'è il poliziotto cattivo, il poliziotto cattivo ha bisogno del violento e il violento ha bisogno del poliziotto cattivo. Il violento non uccide il poliziotto cattivo, ci gioca, uccide i suoi compagni di piazza, uccide i manifestanti che vorrebbero manifestare pacificamente, e il poliziotto cattivo non uccide il teppista, non fa giustizia, il poliziotto cattivo lo legittima nel suo gioco alla guerra. Sono due minoranze odiose che sono due macchie, uno per la società civile e l'altro per le forze dell'ordine. Come sarebbe bello che dopo questo applauso osceno il SAP si seppellisse sotto una coltre di cenere e chiedesse scusa, cosa che temo e non accadrà. E come sarebbe bello se un ministro che è in campagna elettorale magari si ricordasse che è accaduto qualcosa di molto grave per lui. Forse Alfano dovrebbe immaginare un gesto esemplare, e questo non accadrà probabilmente, ma dovrebbe veramente accadere dopo quello che è successo ieri. Teleselezione oggi comincia da qua. Guerrieri, giochiamo a fare la guerra! Senta, scusi, che paese è questo? Un paese di merda!